siete molti di più da qua. Madonna. Che cazzo. Bene, no, allora, adesso come vogliamo, io mi sono preparato due parole, no, giusto perché magari non mi conoscete. Per chi non mi conosce, appunto, sono Simone, ma mi ha presentato meglio di quello che possa fare io, Riccardo. Ecco, bene. Avete visto tutti i miei video? Allora non devo neanche spiegarvi perché li faccio, no? Perfetto, no? Allora, beh, io vengo dalla Svizzera, come ha detto bene, ho origini metà tedesche e metà italiane, e sono nato e cresciuto in Svizzera, nel mezzo tra queste due nazioni, in questo bellissimo paesino neutrale, chiaramente, no? Dove c'è ancora Heidi che corre sui prati, ci sono i monti che ti sorridono, no? Le caprette che ti fanno ciao e le pecore che si vaccinano. A parte gli scherzi, ognuno può fare quello che vuole. A parte gli scherzi, voi vi chiederete che cosa ci fa effettivamente uno svizzero a Verona. Uno straniero che esce dalla nazione per recarsi in un'altra. Terribile, terribile. Beh, cosa? Io ho tutti i certificati possibili, anche quello di nascita, come puoi vedere. Sono qui, se no... No, sembra quasi una barzelletta, no? Vedere uno svizzero a Verona. Che cosa ci fa uno svizzero a Verona? È un po' come, so dire, che cosa ci fa Draghi al governo? Un cazzo. O danni, fa danni, sicuramente. No, a parte gli scherzi, Riccardo mi ha invitato qui e con molto piacere. L'altro giorno mi suona il telefono, guardo, più 39... un numero italiano, rispondo. Simo, non è che vuoi venire a dire due parole davanti all'arena, sai, a Verona? Io non sapevo chi cazzo fosse, però ho sentito Verona e mi sono detto, perché no, andare in vacanza per un weekend, no? Poi dico due stronzate e poi mi godo la città, no? Questa bellissima città, la città dell'amore. Ma in realtà, Riccardo, lo ringrazio tantissimo per avermi invitato. Riccardo, ti sto ringraziando, ascolta. Perché in realtà mi ha obbligato, in realtà Riccardo mi ha ricattato, mi ha detto che se non fossi venuto qui oggi, lui mi avrebbe... Riccardo, lo possiamo dire? No. No, io sono qui di mia spontanea volontà oggi, ho scelto spontaneamente di venire qui a parlare a voi, terrapiattisti, complottisti, ignoranti, quando... Potevo starmene benissimo a casa, sul mio divano, a guardare un bel dibattito politico tra persone intelligenti, no? Sì. No. Devo rispondere, no. Allora, no, a parte scherzando, un attimo, no? Oggi sono venuto per raccontarvi di un aneddoto, chiaramente venendo dalla Svizzera. Qualche settimana fa, la nostra televisione nazionale in lingua italiana ha avuto la geniale idea di intervistare dei bambini per parlare sul tema della pandemia. E chiaramente questi bambini non sono stati scelti, assolutamente no, questi bambini no, si trovavano lì per caso. Eh sì, loro uscivano da scuola con lo zainetto in spalla, la cartelletta sotto il braccio, si sono persi e si sono trovati in questi studi televisivi. Beh, sì, chiaro, la conduttrice quando li ha visti entrare ha detto: ah, che belli, no? Ci sono un paio di bambini, già che sono qua, intervistiamoli sul tema della pandemia. Allora, dopo qualche domanda sul tema, arriva la fatidica domanda, quella del perché adesso vi racconto questa storia. A un certo punto la conduttrice ha chiesto al primo bambino: bambino, ma se tu avessi una bacchetta magica, no? Una bacchetta, e potessi cancellare qualsiasi cosa da questa pandemia, che cosa cancelleresti? E il virus non vale, regola importantissima. Il bambino guarda la conduttrice con un fare un po' sospetto da questa domanda ambigua, temporeggia un attimo, ci pensa e poi risponde: beh, io cancellerei le mascherine e il distanziamento. Ma bravo bambino, sì, cazzo, io in quel momento volevo entrare nella televisione e dargli un bacio a questo bambino, che sono il nostro futuro, no? E poi però chiede alla bambina: tu che cosa cancelleresti di tutta questa situazione? Il virus non vale. La bambina, senza esitare un secondo, risponde: i Novax. E subito il bambino che si corregge: anch'io cancellerei i Novax. Bene, i bambini di oggi cancellerebbero i Novax.
Bene, ora io non voglio colpevolizzare i bambini, perché probabilmente non possono capire a fondo tutta la situazione che ci sta dietro, la politica. Insomma, non è colpa loro, ma il mio pensiero è rivolto alle persone che ci stanno, che stanno dietro a questi bambini, dalla famiglia, magari i genitori, la famiglia, oppure le istituzioni, a scuola, o le persone che li circondano. Che cosa sentono tutti i giorni questi bambini? Che cosa assorbono? Che ideali vogliamo che portano avanti le generazioni future? Ora parlo come un vecchio, ho 26 anni, però a parte questo, che cosa vogliamo che portano avanti? Anche perché, signori, vi voglio fare notare una cosa. I Novax sono persone e non si possono cancellare con una bacchetta magica. Hai visto il mio ultimo video? Allora, io da questa vicenda ho fatto una riflessione, perché mi sono detto no, va rispettato anche chi la pensa diversamente, e quindi con un pensiero democratico devo cercare, no, adesso io voglio mettere una riflessione sul pensiero democratico e non tanto la democrazia in quanto leggi o votazioni, anche perché adesso vi svelo un segreto. In Svizzera siamo andati a votare per l'utilizzo del Green Pass e la popolazione ha scelto, cioè lo vuole questo bellissimo strumento. Eh sì, e quindi io adesso non mi voglio addentrare in quella discussione lì, che è un'altra cosa, ma più che altro il pensiero democratico. Nella democrazia ci vuole uno sforzo, tutti noi dobbiamo fare uno sforzo per difendere un nostro ideale e poter parlare con altre persone che la pensano totalmente diverso da noi, ma rispettarle. E questo rispetto però deve essere viceversa, deve essere reciproco. Ora, purtroppo tante persone questo sforzo fanno un po' fatica a farlo e preferiscono delegare le responsabilità a qualcuno che decide che cosa fare, quando farlo, perché farlo, dove farlo, insomma tutto. Eh sì, perché è molto difficile farsi delle domande, figuriamoci darsi delle risposte. E quindi cosa succede? Quando questa persona a cui ci siamo affidati fa il bene, beh, noi siamo stati dei bravi bambini, ci possiamo dare la pacca sulla spalla. Ma se questa persona fa il male e sbaglia, beh, ma non sono io, è lui quello che ha sbagliato, è lui il cattivo. Io mi sono solo fidato nella mia totale innocenza. E no, un po' di fiducia ce l'hai anche tu. E pensando, in fondo noi siamo solo dei piccoli esseri umani, no? Sì, e quindi ci viene più semplice affidarci a qualcuno, affidare tutto a qualcuno, che cosa fare, come farlo, perché farlo. Ma l'importante è che non ci limitino la nostra piccola libertà e che non ci trattino come inferiori, bensì prescelti. Eh sì, perché tutti noi, prima o poi nella vita, abbiamo desiderato di essere i prescelti, o mi sbaglio? Pensiamo quando eravamo piccoli, all'elementari o all'asilo, insomma, tutti noi abbiamo desiderato, anche solo per un giorno, di essere il cocco della maestra, del maestro, quello sotto l'ala protettiva, tutti noi, pur sapendo benissimo che i cocchi della maestra stanno sul cazzo al resto della classe. Ma perché?